Grazie. Grazie, passiamo all'interrogazione 3.183 dei deputati Causin e Molea concernente chiarimenti, iniziative in relazione all'operatività del distaccamento dei vigili di fuoco di Marghera in provincia di Venezia. Pregherei il ministro Alfano di accomodarsi gentilmente ai banchi del governo e l'onorevole Molea ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, il motivo dell'interrogazione riguarda il distaccamento dei vigili del fuoco del porto di Marghera, un distaccamento che fu chiuso circa 3 anni fa perché occorreva ristrutturare l'immobile in cui erano allocati e ad oggi ancora il distaccamento non ha potuto riprendere la sua operatività in quanto non è chiaro che fine farà quell'immobile. Vi sono diverse informazioni che addirittura fanno presumere che non sarà mai più riaperto come distaccamento dei vigili del fuoco. Quindi chiedo a lei e al Governo se hanno conoscenza diretta di quelli che sono gli orientamenti effettivi per la destinazione futura di questo immobile e se mai questo immobile sarà ancora destinato appunto a distaccamento dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie. Effettivamente a partire dal 2009, come dice il collega Molea, la sede del distaccamento è stata interessata da lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza dello stabile. Da allora il dispositivo di soccorso nella zona è assicurato dalla sede centrale di Mestre e dal distaccamento di Mira, che peraltro sono vicini. Molto vicini a Marghera. Per tale ragione la soluzione logistica provvisoriamente individuata non ha dato luogo a particolari criticità, garantendo comunque il rispetto degli standard operativi di intervento. Inoltre le esigenze di intervento sono venute a ridursi per effetto anche del ridimensionamento dell'attività industriale di Porto Marghera che si è verificata negli ultimi anni. Nel 2013, conclusa la ristrutturazione, lo stabile è stato riconsegnato al Comando Provinciale di Venezia e da allora è stato utilizzato per le esigenze di supporto logistico connesse allo svolgimento dei corsi regionali ed interregionali per il passaggio di qualifiche di specialità all'interno del Corpo Nazionale. Svolto questo necessario excursus, voglio assicurare che l'amministrazione dell'Interno ha confermato l'operatività del distaccamento cittadino di Marghera. Questa sede rientra infatti tra quelle che sono previste e contemplate nel progetto di riordino delle strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui è stata recentemente ridefinita la mappatura in base ad un composito ventaglio di indicatori e di fattori di rischio. L'obiettivo della riapertura del presidio potrà essere concretamente raggiunto con la programmata immissione in servizio dei 1000 nuovi vigili del fuoco secondo quanto previsto dalla scorsa legge di stabilità, cioè la legge 90 del 2014. Grazie, a facoltà di replicare l'onorevole Bruno Molea per 2 minuti. Sì, grazie, ringrazio signor Ministro per la precisazione, anche perché pur essendo stato comunque garantito, è vero, il servizio, non possiamo dimenticare che quando era in operatività quel centro venivano effettuati circa 1400 interventi all'anno in un polo cittadino ad alto rischio, perché appunto, come lei ricordava, c'è il polo industriale di Marghera e il polo chimico di Marghera che comunque rappresentavano un elemento di preoccupazione per i 30.000 abitanti della zona. E quindi apprendo con piacere che comunque verrà riaperta questo distaccamento che tutto sommato impiega soltanto 28 uomini su 7 turni operativi, quindi anche un numero abbastanza limitato per un servizio eccezionalmente valido come quello che veniva svolto. La ringrazio. Grazie, passiamo all'interrogazione 3.184 dell'onorevole Bruno concernente iniziative per uniformare la disciplina dei requisiti per l'arruolamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a quella prevista per l'accesso ad altri corpi di polizia, con particolare riguardo ai soggetti affetti da favismo. L'onorevole Bruno ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Grazie Presidente. Ministro, la carenza di un enzima particolare, quello che viene riconosciuto come favismo, fino al 2007 è stata causa di esclusione dei concorsi per l'amministrazione delle forze armate e di polizia. Però nel 2007, per fortuna, certamente i medici e scientifici hanno fatto sì che il Ministero della Difesa assumesse, recepisse il fatto che non è una causa ostativa il favismo all'arruolamento, e subito dopo c'è stata una legge dello Stato nel 2010 che ha di fatto sancito quella che è un'evidenza. Stiamo parlando di una malattia che riguarda il 6% della popolazione al sud e sostanzialmente con dei picchi abbastanza rilevanti, parliamo del 18% della popolazione della Sardegna per esempio. Parrebbe che solo
Ok, Presidente, mi sembra fossero 50 secondi, no, che stavo cronometrando, però ho sbagliato io sicuramente. Sì, ho sbagliato lei. Prego, il Ministro dell'Interno Angelino Alfano ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Sì, grazie Presidente. Con l'interrogazione l'onorevole Bruno chiede quali iniziative si intendano assumere per fare sì che i soggetti fabbici non vengano esclusi dall'accesso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ricordando che già dal 2010 l'arruolamento alle forze di polizia e nelle forze armate è consentito anche ai soggetti affetti da questa patologia. In realtà l'esclusione dei soggetti fabbici dalla possibilità di accedere ai ruoli operativi e tecnici dei Vigili del Fuoco trova fondamento nella necessità di evitare conseguenze anche gravi alla salute dei diretti interessati collegate alla peculiarità dei servizi di soccorso tecnico urgente. Quindi c'è un problema di peculiarità nello svolgimento di questi servizi. Infatti i soggetti, quelli che abbiano avuto un accertato favismo, soggetti di qualsiasi tipo e grado, potrebbero sviluppare gravi crisi di distruzione dei globuli rossi con conseguente quadro acuto e di anemia qualora esposti alle sostanze tossiche comunemente reperibili nei gas e fumi di incendio che si sviluppano dalla combustione di materiali bruciati. Questa è in sintesi la ragione del trattamento differenziato dei soggetti fabici, che ovviamente non è dettata da alcun intento discriminatorio ma anzi trova giustificazione nella salvaguardia della loro salute. Ciononostante, se sarà necessario, ulteriori approfondimenti saranno compiuti per riverificare se il contatto con i gas, le sostanze tossiche reperibili e i fumi d'incendio che si sviluppano nella combustione dei materiali bruciati sia davvero incompatibile con questo genere di malattie. Grazie. Ha facoltà di replicare, faccia partire il cronometro. Bruno, per 2 minuti. Presidente, mi fido di lei, quindi. Ministro, le sono sincero, insomma, c'è una legge. Il punto è che c'è una legge. Allora, o questa legge viene modificata o io trovo, insomma, curioso che un ufficio del Ministero possa dire no, rispetto a quello che dicono altri ministeri, rispetto a quello che dicono alcuni accertamenti tecnici, medici e scientifici, questa legge io non la applico perché la penso diversamente. C'è una legge dello Stato. La richiesta dell'interrogazione è se una legge dello Stato vada rispettata anche dal Corpo dei Vigili del Fuoco o se il Corpo dei Vigili del Fuoco si esente dall'applicare una legge del Parlamento. Grazie. Grazie, signor Bruno, è stato più che generoso nei confronti della Presidenza. Ci restituisce 1 minuto e mezzo. Passiamo all'interrogazione numero 3186 del deputato Rampelli concernente elementi in merito. Ah no, chiedo scusa, ho saltato una. All'interrogazione 3185 dei deputati Morassut ed altri concernente elementi circa gli scontri tra manifestanti e forze di polizia avvenuti l'11 novembre 2014 nel quartiere di Tor Sapienza di Roma. L'onorevole Argentin ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Grazie Presidente. Signor Ministro, quello che ci terrei a sapere è esattamente come si sono svolti i fatti l'11 novembre a Tor Sapienza, vista la gravità degli scontri che ci sono stati e vista la strumentalizzazione che è avvenuta sugli immigrati che ormai da 4 anni non hanno mai creato situazioni problematiche o difficoltà al quartiere. Credo che dietro questo ci sia stata la volontà da parte di gruppi estremisti di creare un disagio alla città e al quartiere in modo particolare. Sono qui quindi a chiederle di sapere se è possibile quali sono stati i fatti e le situazioni e se la polizia è stata in grado di darci informazioni su questo. La ringrazio. Grazie a lei. Il Ministro dell'Interno Angelino Alfano ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie signor Presidente. L'onorevole Argentin, unitamente ad altri colleghi, chiede di conoscere il reale andamento degli incidenti verificatisi l'11 novembre a Tor Sapienza nel Comune di Roma e in particolare il ruolo che vi hanno svolto elementi estranei al quartiere. Gli incidenti a Tor Sapienza hanno avuto inizio nella serata del 10 novembre durante una manifestazione tenutasi in via Giorgio Morandi vicino al centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati che ha visto la partecipazione di circa 100 residenti del quartiere per protestare contro il degrado della zona e asserito tentativo di aggressione ai fini di stupro operato da 3 stranieri ai danni di una donna. Nella circostanza i manifestanti hanno incendiato 4 cassonetti e una parte di essi è entrata all'interno del centro di accoglienza.
La protesta è proseguita nella prima serata del giorno successivo, quando circa 400 residenti si sono radunati nuovamente in via Morandi per qualche ora. Dopo che i manifestanti si sono allontanati senza che fossero intercorsi incidenti, 70 persone, travisate e armate di bastoni, si sono radunate intorno alle 22 circa nei pressi del centro di accoglienza, iniziando un fitto lancio di bombe carta e oggetti contundenti all'indirizzo delle pattuglie di polizia rimaste a presidio della struttura e incendiando alcuni cassonetti della nettezza urbana. Il lancio di oggetti da parte dei facinorosi, a cui si è unito quello proveniente dai palazzi prospicenti, si è intensificato all'arrivo del personale di polizia di rinforzo, rendendo necessario ricorrere a cariche di alleggerimento con l'uso anche di lacrimogeni. Solo verso l'una di notte la polizia è riuscita a riportare la calma e a disperdere i facinorosi. Durante gli scontri 14 operatori di polizia e un cameraman della RAI hanno riportato lesioni con prognosi dai 3 agli 8 giorni. Al momento non sono emersi elementi di riscontro circa la presenza all'interno delle frange più violente di soggetti appartenenti ai movimenti dell'estrema destra romana, né tantomeno di aderenti alle formazioni ultras della tifoseria capitolina. Sono in corso comunque le indagini che sono finalizzate alla identificazione dei responsabili degli scontri. Grazie. A facoltà di replicare l'onorevole Morassut per 2 minuti. Ministro, le informazioni che ci ha fornito con questa interrogazione sono molto importanti, perché in parte confermano la sensazione che si è avuta in quel quartiere in quei giorni di una azione che in qualche modo è andata oltre la protesta e il disagio dei residenti. È evidente dalle sue stesse parole che ci sono state iniziative di gruppi violenti sulle quali è in corso un'indagine da parte delle autorità, ed è nostra massima attenzione, spero lo sia anche del governo, delle autorità di pubblica sicurezza, che anche in altre situazioni che vanno evidentemente estendendosi in altri quartieri della periferia sia assicurato l'ordine pubblico e soprattutto l'attenzione ad evitare e a contrastare forme di strumentalizzazione politica che, al di là degli accertamenti che saranno fatti, però sembrano emergere abbastanza chiaramente, devo dire la verità, dalle cronache dei giornali, anche delle iniziative che si sono diffuse in altri quartieri a Roma, in particolare l'Infernetto nei giorni scorsi. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3186 del deputato Rampelli, concernente elementi in merito ai recenti disordini che hanno interessato alcuni centri di accoglienza per immigrati nella città di Roma, iniziative per un'equilibrata distribuzione territoriale delle strutture destinate alla gestione dei flussi migratori. L'onorevole Rampelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Grazie Presidente. Ministro Alfano, nelle ultime settimane Roma pare diventata... Onorevole Rampelli, gentilmente tolga quella foulard dallo schermo. È solo un segno di solidarietà per... Mi rendo conto, però non è consentito in quest'aula. Non pensavo, è un elemento innocuo. Sì, però lo tolga, grazie. Lo metto al polso. Beh. Le ultime settimane Roma sembra appunto arrivare al centro dell'attenzione per l'apertura di nuove strutture legate all'accoglienza degli immigrati. Ci sono state tensioni registrate a Corcolle in seguito all'aggressione di 2 autisti di un bus, poi ci sono stati gli scontri a Tor Sapienza, che abbiamo sentito parlare anche poco fa. Ovviamente la sensazione è che ci sia una situazione fuori controllo, che ci sia un grande disagio, che non ci siano cittadini razzisti, ma soprattutto che ci sia la quasi impossibilità da parte dello Stato di garantire la convivenza civile. C'è stata una rissa all'Infernetto all'interno di un centro di immigrati. I problemi sociali, i problemi di sicurezza sono all'ordine del giorno, la criminalità diffusa aumenta, i centri di accoglienza vengono realizzati in zone con deficit di servizi e con degrado urbano, dove già insistono campi nomadi. Ecco, io vorrei sapere da lei, Ministro Alfano, come il governo abbia agito in queste circostanze e soprattutto cosa preveda per il futuro. Grazie. Il Ministro dell'Interno, Gianni Alfano, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Signor Presidente, ho già espresso pubblicamente il mio giudizio, e cioè i cittadini di Roma non sono razzisti, ma sono stanchi, sono molto stanchi. E dico subito che il prefetto di Roma, per fronteggiare il considerevole afflusso dei migranti in provincia, ha provveduto ad emanare appositi bandi per la stipula di convenzioni o accordi quadro, in base ai quali è stato possibile transitare da un regime emergenziale a una più stabile individuazione delle strutture di accoglienza. E nei limiti delle proprie
competenze il prefetto, per tentare di ridurre o prevenire le situazioni di attrito, ha avviato un confronto proprio con le autorità capitoline e con i sindaci di altri comuni della provincia per porre in essere dei progetti di volontariato in grado di coinvolgere i richiedenti asilo in attività che consentano interrelazioni positive con il territorio. Ed il prefetto di Roma ha tentato in tutti i modi anche di spiegare, di tenere conto delle specificità dei territori, evitando contesti caratterizzati da situazioni ambientali particolarmente ostili o intervenendo tempestivamente per alleggerire il peso della presenza straniera a fronte dell'insorgere di criticità, come nel caso del quartiere di Corcolle, e in generale ha agito il prefetto tentando in ogni modo di prevenire, ripeto, nei limiti delle competenze tra prefetto e sindaco, il tema delle eccessive concentrazioni in singoli quartieri o comuni. Una difficoltà in questo senso deriva oggettivamente dal mercato immobiliare, che induce i soggetti economici a proporre in sede di bando strutture ubicate nelle zone che consentono affitti più favorevoli e che inevitabilmente coincidono con i contesti più degradati e meno serviti. Una intelligente strategia di distribuzione degli stranieri, questo l'ho già detto e lo ripeto, deve certamente farsi carico della sostenibilità delle scelte e del loro impatto territoriale, se non si vuole trasformare la questione immigratoria in un fattore di instabilità che possa alimentare derive di intolleranza che non sono tipiche della nostra popolazione. Grazie. A facoltà di replicare l'onorevole Rampelli per 2 minuti. La capitale d'Italia, la capitale della cristianità, la capitale della solidarietà, non è e non sarà mai razzista. Piuttosto, ministro Alfano, all'interno del suo governo evidentemente convivono anime diverse e ci sono coloro i quali ritengano che sia umanitario ospitare centinaia di migliaia di immigrati irregolari senza avere la possibilità di offrire loro un piatto di minestra calda, un lavoro, un sostentamento per se stessi, per le rispettive famiglie. Così appunto per umanitarismo passa, a mio giudizio, la peggiore forma e vera forma di razzismo, che è quello di abbandonare gli immigrati, vederli dormire sotto le pensiline delle stazioni, sotto i ponti, piuttosto che nei parchi pubblici, all'addiaccio, o nascosti o seminascosti, in mezzo ai monumenti. Noi non ci troviamo niente di umanitario in questo trattamento selvaggio e riteniamo che sia molto semplice, tutto sommato, gestire i flussi migratori. Lo abbiamo fatto per tanti anni, per tanti decenni, senza che questo diventasse un problema né di ordine sociale né tantomeno di ordine pubblico per i cittadini italiani. Esattamente come l'hanno fatto in tante altre parti del mondo, regolarizzando, cercando di far entrare solo coloro i quali, ai quali si può garantire comunque appunto il sostegno, una vita decorosa, e ai quali si è nelle condizioni di chiedere con forza il rispetto delle regole. Chi sbaglia al primo errore deve poter essere accompagnato alle frontiere e rispedito a casa propria, cosa che questo governo non sta facendo e invece lancia segnali inquietanti, talvolta anche di protezione di persone che sono venute qui anche per offendere la nostra gente. Questo non è tollerabile. Grazie.